invitato dal Centro Ricerche e Studi a tenere una conferenza sulla rivista nei riguardi della vita consociata, ho accettato di buon grado questo incarico anche per sfatare la comune credenza che la rivista inizi con le commedie di Aristofane, o meglio ancora con le farse atellane. No, no, signori, ben più remote sono le origini di questo genere di spettacolo che alcune sculture rupestri della valle di Nimrud in Mesopotamia ci mostrano già in auge presso gli Ittiti, gli Assiro-Babilonesi e le popolazioni caldee del 3500 avanti l'era volgare. Magnifico! E non l'avrei mai creduta così erudito. Vero? Sei mai tanto noioso. Come noioso? Ma sì, se domani esordisce alla stessa maniera, farà addormentare tutti. Ma le conferenze si sa, hanno tutte un carattere un po' pesante. Sì. Ma domani su quelle poltrone ci saranno critici, letterati, gente che... Insomma, lei mi ha chiesto un giudizio? Ebbene, per me è noioso. E se vuole che il pubblico la segua, deve scendere ogni tanto dalla cattedra, servirsi di esempi vivi. E se vuole l'aiuto io. Ragione lei. Meglio scendere dalla cattedra e servirsi di esempi vivi. Siamo sul palcoscenico del Salone Margherita a Roma. Quante volte attori e attrici che hanno imposto il loro stile a intere generazioni e che sono ormai passati nella storia del teatro, quante volte si saranno affacciati a questo sipario con orgoglio e commozione per ammirare una platea di re, di principi, di grandi uomini, di bellissime donne che si erano dati convegno qui nel più elegante varietà della capitale per applaudirli. Ma il varietà non era soltanto sinonimo di rovina della pace coniugale. I palcoscenici dei caffè concerti non erano soltanto riservato dominio delle donnine indiavolate. Su quelle stesse scene si rivelarono moltissimi autentici artisti, i cui nomi ancora oggi danno lustro a quel genere di spettacolo. Comici, fini dicitori, fantasisti, macchiettisti, presentatori, il cui ricordo ancora oggi suscita la commozione del pubblico. Primo fra essi, Luciano Molinari, il signore della scena, sempre elegantissimo, il bastone col pomo d'avorio, i guanti di camoscio, cesellava le canzoni più in voga. Purtroppo di Luciano Molinari non resta alcun documento. Egli era maestro nell'arte di imitare, e allora vediamolo a sua volta nella ironica e affettuosa imitazione che Vittorio De Sica ha fatto di lui. Certamente, naturalmente, sono un tesoro, con mani piccoline, delicate, mani guanzate, mani d'oro, mani lunghe bianche, strette sulle anche, voi ci fate sempre sospirare. Oh, mani, una carezza, voi ci date a noi tutta l'ebbrezza, manine d'oro fatte sol per carezzare, il paradiso fate sognare. Quante volte ad un tratto una mano ha infiammato dei cuor da lontano, e allor succede all'uomo un fatto molto strano, se vuole il cuore chiede la mano. E allora succede all'uomo un fatto molto strano, se vuole il cuore chiede la mano. Meno affascinante, meno elegante, meno raffinato di Molinari,
di un genere completamente diverso, anche se talvolta recitavano nello stesso spettacolo, era il comico piemontese Cuzzica. Parlava in dialetto, recitava le macchiette militari di sua creazione, cantava le eterne peripezie del cappellone che finiva per essere sempre mandato in prigione dal terribile caporale di giornata. Per merito suo, il soldato piemontese è diventato un vero e proprio personaggio del varietà e della rivista italiana. È stato ripreso e continuato da molti comici italiani. Naturalmente non è lui, è Carlo Croccolo, in una fedele rievocazione del grande Cuzzica. Stamane il mio maggiore due lettere m'ha dato, una per reggimento, l'altra per suo amore. Però nel consegnarle, ahimè, mi sono sbagliato. Partita è la madama col treno delle tre. E tutto il reggimento al posto di madama andò all'appuntamento. E io vidi in brigio. Col sole e con la pioggia sempre gli ordini portare, che bella vita, oh caporale, col sole e con la pioggia sempre gli ordini portare. Un attore, migliaia di personaggi, Leopoldo Fregoli, il re del trasformismo, il mago del doppio, del triplo, del quadruplo gioco, l'uomo noto in tutto il mondo che divenne un simbolo, un modo di dire. Il fregolismo. E il fregolismo non consisteva soltanto nel cambiare abito e truccatura, nel mettere una parrucca o togliersi una barba. Significava anche interpretazione, umorismo, caricatura, spirito d'osservazione. Infatti ogni volta che il grande Leopoldo scompariva dietro le quinte per riapparire immediatamente sotto altre spoglie, coglieva innanzitutto con felice intuizione l'essenza, lo spirito e il carattere del personaggio che interpretava. Fregoli, soldata Massaua nel 1887 agli inizi della sua carriera. Fregoli, chitarrista, servitore, dragone, educanda. I titoli dei suoi spettacoli erano Il Camaleonte, oppure Mimì, scherzo comico musical danzante a sei personaggi. E fare sei personaggi contemporaneamente era davvero uno scherzo per lui. Eccolo diventare bella andalusa, illusionista, vecchia signora, prete, viveur, Pierrot, clown, vecchio maestro. Fregoli poliziotto, sembra un personaggio creato per la maschera di Petrolini. E ancora Fregoli prima donna, cantante lirica, ballerina, canzonettista francese. Con malizia e civetteria cantava la famosa Le Piston Pistonet. Ce la fa sentire Alberto Sordi, trasformatosi nel più celebre trasformista di tutti i tempi. Le trombon trombonet, le piston pistonet, bien, le tambour tambouret. Et la grande casta, bien, l'émission, joyeusement, l'amour, l'amour, toujours c'est ça, non dire di no, non dire di no, l'amour eterno io ti darò. Nel vecchio varietà, il punto culminante dello spettacolo, quello che faceva salire al massimo il grafico dell'entusiasmo del pubblico, era l'uscita della soubrette, carica come oggi di lustrini di paillette, dispensatrice di baci e di fiori. Ersilia Sampieri, Emma Lacroix,
Eugénie Fougère, l'antesignana dello Spogliarello, che eseguiva cantando la famosa Levate a Cammesella. Lina Cavalieri, la bellissima, che arrivò ai più grandi teatri lirici del mondo da un palcoscenico di rivista. E Lydia Johnson, la vulcanica russa, madre di un'altra grande soubrette, Lucy Dalbert. E Anna Fugè, la super diva, la fatalissima, la bella napoletana dal fascino esotico. Il fostrò delle piume, vipera sul braccio di colei. Canzoni che una volta sentite nella sua interpretazione non si dimenticavano più. Siamo sicuri che anche i giovani di oggi, ammiratori di Doris Day, resterebbero soggiogati dalla irresistibile Anna Fugè. I suoi modi e i suoi accenti che li ricorda ora è a Padova. Non è ver che la donna semplice noi voglia, più di gemme s'adorna, più la desideria. Se di fiume poi si veste come una visione celeste, a ciascun sembrerà la sua fulgida bella. L'illusione ti darà d'una magica deità. Nel fastrà delle piume senza torre la donna un ideale sedotta. Tra le piume senza vel pare quasi che si innalzi nel cielo, nel brillar d'un sogno d'oro. E il fastro delle piume incantatore e la donna in questa danza d'amore. Un'altra grande diva del varietà, ma senza piume e lustrini, senza fascino più o meno slavo, era Elvira Donnarumma, la più appassionata interprete della canzone napoletana. E le sue canzoni risuonavano tutta la gioia e tutta la malinconia di Napoli. Altro cantore di Marechiaro e di Posillipo fu l'ineguagliabile Pasquariello, l'ineffabile Don Gennaro, che talvolta abbandonava O Sole Mio e Silenzio un cantatore per dedicarsi alle macchiette napoletane, forse per emulare il suo genialissimo conterraneo Nicola Maldacea, che era il principe incontrastato della macchietta, l'asso della risata, e non solo in senso figurato, che uno dei suoi più travolgenti successi era appunto la risata, creata da un altro grande comico napoletano, Canta la Messa. La risata di Maldacea era irresistibile e contagiosa, e a poco si trascinava dietro tutto il pubblico. A moltissimi anni di distanza ne è rimasto contagiato anche Riccardo Bini. Ha 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 ha
dei comici che diedero vita e prosperità al vecchio varietà potrebbe continuare ancora per molto. Gustavo De Marco, Gaspare Castagna, Luciano Manara, Catoni, Alfredo Bambi, Brugnoletto, il padre delle Trinava. E tra i fini dicitori, Armando Gil, autore di Come pioveva, della Bella Gina e di altre tante intramontabili canzoni. E Romano Gabrè, cantante raffinato, forgitore romantico e sentimentale. Ma l'ultimo vero romantico fu lui, Gino Franzi, lo scettico blu, deluso dal mondo, stanco del vizio e del piacere, amareggiato dalla sua vita ultramondana, cantava con un amaro sorriso il suo addio ai cabaret, paradisi di voluttà, alle alcove illuminate dalla luce blu degli abat-jour, e le illusioni giovanili si vivano nel nulla, così come il fumo di una sigaretta. Oh, dammi la forza se il mondo mi reso la cuore. Ed ogni cosa nel fondo non trovo che mai. Quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinga dal mondo la vino io e me ne rido vessando il destino così. Una sigaretta e passo tutto, tutto. Quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, baci, carezze, promesse, lusinga, illusione. Io come il fumo li sperdo nell'aria, così. Era la fine del romanticismo. Esso declinava indubbiamente per una naturale evoluzione dei tempi. Ma ci fu un uomo, un grande artista, che ne affrettò la decadenza con l'ironia più feroce, con la satira più scottante, Ettore Petrolini. E il pubblico capì di trovarsi di fronte ad una fortissima personalità, ad un grandissimo attore nuovo, geniale, prepotente. Sia che recitasse senza tirare il fiato la filastrocca di Fortunello, sia che interpretasse Molière nel Medico suo malgrado, o Gastone, o Nerone, o Amleto, o Gigi il Bullo, restava sempre se stesso. Al punto che usciva spesso dal personaggio per parlare con il pubblico in certe sue surrealistiche riflessioni che sconcertavano e affascinavano chi le sentiva. E con il grande Petrolini chiudiamo l'album dei ricordi del vecchio varietà. Un album sbiadito dal tempo, ma pieno di nomi vivi, indimenticabili. La stessa rivista dei nostri giorni e la splendida figlia di quei tempi lontani. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Signore e signori, buonasera.